Benvenuti e bentornati a questa estensione del corso che si chiama Pillole di R. Purtroppo per voi questo, quell'altro non era l'ultimo video, ce n'è un altro rapidissimo di 10 minuti scarsi sulle letture per approfondire. Come vi avevo detto, via via che ho fatto le lezioni vi ho consigliato pochissima roba da leggere perché erano lezioni di 20 minuti e non c'era modo di parlare di tutte le cose, perché se no si faceva notte. E io sono Jacopo Cerri, borsista di ricerca presso l'Università di Torino, ma tanto ormai mi conoscete. Se mi volete chiedere robe varie anche su queste cose che vi ho consigliato, scrivete a questa mail qui. Allora, la prima lezione era quella sull'esplorazione dei dati. Io consiglio questo, è un ottimo lavoro introduttivo scritto da Alan Zur. Zur e Laieno hanno scritto tantissimi ottimi libri tipo Analyzing Ecological Data o Mixed Effect Models in Ecology and Evolution. Questo è un libro molto ganzo, da cui poi hanno tirato fuori un altro libricino che però costa una sfracca di soldi, che dice più o meno le solite cose. E l'hanno pubblicato su Methods in Ecology and Evolution e spiegano come si fa a esplorare dati per quelli che poi sono la maggior parte dei problemi che chi fa Ecology and Evolution si trova a dover fare. Questa invece è una galleria di grafici e si vede un po' com'è, e io vi consiglio di guardarla. Da questo link trovate tutti i vari grafici che si possono fare con R, anche con ggplot, è estremamente utile. La seconda lezione è quella su causa effetto. Allora, avevo fatto pochi esempi, in realtà era più una lezione concettuale che io però la ritengo estremamente importante. È un po' come lavarsi le mani prima di transare a fare un'operazione, è una cosa che chiunque dovrebbe imparare. Il testo fondamentale è uno dei libri più belli che io ho letto veramente sempre, l'ho letto un paio d'anni fa, è The Book of Why di Judea Pearl. Judea Pearl è l'inventore delle reti bayesiane, tra le varie cose. L'ho trovata a questo link, l'hanno pubblicato in economico con la Penguin, costa una miseria, costa 10-15 euro su Amazon, lo trovate, o su IBS, è in inglese ovviamente. È un libro sull'inferenza causale, cioè su che cos'è causa ed effetto, su come si può modellare attraverso le prove randomizzate, quali conclusioni si possono trarre fuori dai dati osservazionali. È un libro meraviglioso, profondissimo. È un libro che parla anche della storia della statistica, parla di come per esempio Fisher abbia lavorato inconsciamente a supporto delle lobby. È veramente un libro affascinante. Secondo me, io di solito sono piuttosto restio a di queste cose qui. Questo è uno dei libri più importanti che sono stati pubblicati negli ultimi 10 anni, cioè è veramente fondamentale. Avrà un successo enorme e se mai farò lezione lo renderò obbligatorio da leggere. Si trova gratuito a questo sito qui, però costa una miseria, per cui se volete comprarvelo un cartaceo li vale tutti. La migliore guida introduttiva alla causa effetto a modelli grafici causali è quella di Elbert, la trovate a questo sito qui. È un capitolo estremamente leggero, estremamente facile sui modelli grafici per l'analisi causale. E invece roba più raffinata è questo articolo molto bello di Perle e Bollen, sulla causalità, i dati osservazionali e per esempio i modelli equazione strutturale, come avevo accennato, sono un approccio parecchio usato in alcuni campi. La lezione 3, quella del test delle ipotesi e della power analysis. Allora, se lo trovate, il miglior riassunto di che cos'è l'inferenza statistica e la power analysis è questo, è il primo capitolo di questo bellissimo libro. Questo è un altro libro che vale tutti i soldi che costa, che purtroppo sono parecchi. È Contemporary Ecological Statistics, Contemporary Theory and Application. È un libro scritto da autori diversi. Ogni capitolo è scritto da un autore diverso, però mentre la maggior parte di quei libri lì io li odio perché non si capisce niente, qui quasi tutti i capitoli sono belli e incredibili. E il più bello è, forse il più bello è, no, il più bello no, però uno dei più importanti è il primo, che fa vedere la differenza fra i tre approcci all'inferenza statistica. Fondamentale, se lo trovate, è l'articolo della cosiddetta new statistics, cioè quella statistica in cui non si guarda più i valori ma si guardano gli effetti, pubblicato da Cumming nel 2013 su Psychological Science, e ve lo consiglio assolutamente.
La lezione 5, salto la lezione 4 perché era una lezione su ggplot e markdown, che insomma, se vi guardate la roba sul capitolo 1 per ggplot la trovate. Su markdown non è che c'è tutti questi documenti, si tratta semplicemente di aprire markdown e di lavorarci. Sulla lezione 5 c'è il test delle ipotesi e la power analysis. Allora, ancora più bello secondo me del lavoro di Cumming è questo qui che si chiama The Bayesian New Statistics. Questo è un articolo fondamentale e pazzesco che compara il criterio del p-value con altri metodi della statistica bayesiana. Krush, che ha scritto anche dei libri di bayesiana piuttosto belli. Un bel libro, ora io non ve l'ho scritto perché esula un po' più ampio, aspetta, quello Statistical Rethinking, se lo trovate, ve lo faccio vedere. Questo libro è famosissimo. È un libro che praticamente vi insegna a fare statistica dal punto di vista bayesiana. Ci hanno lavorato, è questo sostanzialmente. Se lo trovate, è pubblicato dalla CRC di McHerriat, è una versione più facile di quello molto bello di Gell-Mann di statistica bayesiana. Comunque, questo qui secondo me vi fa capire il principio della statistica bayesiana e della power analysis. Un altro libro, un altro lavoro piuttosto bello è questo qui di Lemoine sulla scelta delle distribuzioni a priori nei modelli di bayesiani, modelli di regressione bayesiani. Questo invece è un lavoro secondo me non particolarmente wow, però abbastanza chiaro, che spiega cosa sono i vari indici di effetto dell'esistenza e di significatività per i modelli bayesiani. Lo trovate su Frontiers of Psychology. Se googlate il nome oppure il DOI che c'è sopra vi salta fuori. E poi un articolo che fa un po' di miscellanea su power analysis, eccetera, eccetera, e questo pubblicato anche questo su Ecology, sempre di Lemoine. La statistica per dati spaziali. Allora, ci sono due bellissimi libri che io ve li consiglio. Allora, il primo è quello di Richard Plant, Special Data Analysis in Ecology and Agriculture, che è bello. Purtroppo ha due problemi, secondo me. Il primo è che costa un sacco di soldi. Nuovo costa boh, 80 euro, 120 euro, costa una cifra mostruosa. Però se avete dei fondi di dipartimento oppure dei soldi da parte, li vale. Il secondo problema è che fa analisi basate principalmente su OpenBugs, che è un software un pochino datato per fare, è ancora molto flessibile, però con un po' di immaginazione volendo potete passare a JEX, altri software, però OpenBugs è la parte finale dell'analisi. In realtà prima fa analisi anche con pacchetti integrati di R, fa il kriging, fa tanta roba, metodi di interpolazione, eccetera, eccetera. È un buon libro perché non vi fa soltanto vedere gli esempi di statistica spaziale, ma spiega anche che cosa sia e vi ci fa ragionare sopra. Secondo me è veramente ottimo. E poi, bello bello, secondo me, anche perché offre tantissimi esempi di visualizzazione, è questo libro della Moraga che si intitola Geospatial Health Data, pubblicato veramente da poco. Anche questo libro costicchia un'ottantina di euro. La cosa ganza è che fa gli esempi con Inla. Io non ve l'ho fatto, sto pensando di fare degli esempi successivamente. Inla è il software che stanno adottando tutti per fare statistica per dati spaziali e temporali. È un software per i modelli di regressione bayesiana che è basata su inferenza da approssimazioni numeriche e è schifosamente più veloce degli altri metodi per fare statistica bayesiana. Cioè, mentre come vi dicevo prima, i modelli bayesiani richiedono molto più tempo dei modelli frequentisti, ecco Inla si avvicina quasi ai modelli frequentisti come velocità, per cui il futuro è quello. È un bel libro. La cosa ganza è che parte del libro si trova con tanto di codice, si trova gratuito su questo link come book down. Ve lo consiglio, è piuttosto bello. Per le serie storiche, secondo me ci sono soltanto due libri. Le serie storiche, come vi ho detto, è un argomento molto complesso perché ci sono tanti approcci diversi. Il libro migliore è Introductory Time Series with R, che fa vedere tutti gli approcci classici, quindi modelli autoregressivi, decomposizione della serie storica. Questo forse si trova anche gratis, credo, da scaricare in PDF perché i libri USAR dopo un po' di anni venivano messi gratuiti. E anche quest'altro si trova gratis da scaricare proprio sul sito degli autori, sul sito di Christopher Wiechel, Spatiotemporal Statistics with R.
È un bel libro, parla un po', secondo me è molto bello per l'esplorazione dei dati spaziali, temporali e spazio-temporali. È un libro che ve lo consiglio, a parte la copertina più bella del secolo, è veramente meravigliosa. È un libro che ve lo consiglio, se lo trovate leggetevelo. È un trippone perché è spazio-temporale, cioè a volte alcuni grafici sono un po', non sono tanto facili da capire, infatti già la copertina è lisergica, però ve lo consiglio. E beh, grazie. Alla prossima, se e quando sarà, penso di sì, non so quando. E scrivete a jacopocerri@gmail.com se avete delle domande. Tra parentesi, ora noi abbiamo fatto tutte queste lezioni belline, ve le guardavate su YouTube gratuite. Non chiediamo nulla. Generalmente, come associazione, noi apriamo tutti i corsi ai soci, cioè la tessera annuale costa 10 euro. E ci paghiamo le spese d'amministrazione, il sito, quelle tre cose facciamo. Cioè, non è che ci vuole Bahamas con i vostri 10 euro, però se avete modo di donare 10 euro, diciamo, se avete modo di potete donare, cioè, se siete degli amiri, nel senso, potete donare che vi pare, anzi è assolutamente ben accetto, lì ci andiamo veramente alle Bahamas. Comunque sul sito di Successione Ecologica c'è la possibilità in fondo di fare una donazione con PayPal. E anche di tesserarsi, quindi se diventate soci poi potete proporre anche voi corsi e eventi vari. Vi ringrazio e buona serata, anzi buona giornata perché è l'11:45. Buona giornata.